Ciao a tutti ragazzi, come state? Oggi parliamo di ISO, apertura e shutter speed. Intro! Bene, direi che questo possiamo metterlo via. Allora, prima cosa fondamentale, usare sempre la macchina in manuale. Quindi conoscere la propria attrezzatura, perché in manuale posso gestire tutto quanto, in automatico invece fa tutto la macchina da sé, insomma prende lei le decisioni sugli ISO, sull'apertura, su tutto quanto. In manuale invece posso gestire singolarmente ognuna di queste tre cose, quindi ISO, shutter speed e apertura dell'obiettivo. Partiamo dalle basi. In tutte le macchine fotografiche c'è questo grafico qua, ok, lo metterò adesso qua. Se l'indicatore sta sullo 0 vuol dire che l'immagine è esposta correttamente, se sta sull'1 vuol dire che è sovraesposta, se sta più sotto vuol dire che è sottoesposta. Molto semplice. L'esposizione nella fotografia e nei video è suddivisa in stop, ok? Quindi più 1 vuol dire che sei sovraesposto di uno stop, meno 1 sei sottoesposto di uno stop. E in alcuni casi, per alcune riprese, per alcune foto, può essere utile sapere se sei più 1 o meno 1, tanti registrano addirittura sovraesposti più 2 con alcune macchine fotografiche, insomma non importa. Ma veniamo un po' al dunque. Shutter speed, ovvero la velocità di scatto, apertura e ISO. Tutte queste tre cose vanno a regolare l'esposizione. Partiamo dall'apertura. In ogni obiettivo sono segnati gli F, ok? F1.8, F2.8, F4, F0, ce n'è anche F0. Cosa vuol dire? Gli F non sono nient'altro che l'apertura e la chiusura del diaframma, ok? Quindi più l'F è basso, più il diaframma è aperto. Quindi entra più luce, quindi F2.8 entrerà più luce che F11. Dovete pensare un po' al contrario. Shutter speed non è nient'altro che la velocità di scatto. Tutte le macchine fotografiche hanno un sensore e praticamente c'è come un coperchio che si apre, entra la luce, si chiude ed è scattata la foto. Quindi più aperto starà il coperchio, più luce entrerà nel sensore e quindi l'immagine sarà più esposta. Meno starà aperto, quindi più veloce è lo scatto, meno luce entrerà e più buia sarà la nostra immagine. Gli ISO, semplicemente più aumenti gli ISO, più l'immagine è luminosa, un po' come il volume della radio, ok? Più alzi, più è luminosa. Quindi partiamo dalle F del nostro obiettivo, cosa sono e cosa servono? Avete presente quelle belle foto con lo sfondo sfocato magari di un soggetto quando facciamo un ritratto e abbiamo il nostro soggetto bello a fuoco e tutto quello che lo circonda invece è bello sfocato? L'effetto bokeh si chiama. Ok, bene, per ottenere quell'effetto dovremo tenere gli F più bassi possibili, ok? Quindi F2.8 per capirci. Così facendo però ricordiamoci che entra molta luce nel nostro obiettivo perché il diaframma è bello bello aperto. Quindi cosa dovremmo fare? Abbassare gli ISO oppure aumentare la velocità di scatto. Mentre se vogliamo fare un landscape, un panorama, terremo gli F più alti, ok, tipo 8, 9, così è tutto bello a fuoco, e andremo a diminuire magari la shutter speed e ad aumentare un po' di più gli ISO, così l'immagine sarà bella chiara. Ok, ora torniamo a parlare di shutter speed. La shutter speed influisce anche su quanta motion blur c'è nell'immagine. Sono sicuro che molti di voi avranno visto immagini di questo tipo, dove c'è l'acqua che sembra quasi di seta, insomma, molto molto soffice. Questi sono effetti che si possono ottenere lasciando il sensore molto aperto, ad esempio un secondo e mezzo, due o anche tre secondi. Inoltre poi, vabbè, per fare questo tipo di foto qua, la macchina fotografica deve essere per forza su un treppiede, perché anche il minimo movimento andrà a rovinare l'effetto finale. Infatti io di solito la metto su un treppiede, che può essere questo che sto usando adesso, o un semplice gorilla pod un po' più piccolino, insomma dipende dallo scatto che devo fare, e poi scatto. Piccola tip, vi consiglio anche di usare il delay, ok, il ritardo di scatto magari di 2 secondi, perché anche il semplice click della macchina fotografica che ve la fa muovere può andare a rovinare lo scatto poi finale.
Ora che stai lasciando il sensore molto aperto, quindi un secondo, due come dicevamo, dovrai andare ad abbassare gli ISO al minimo, tipo 100 ISO, e ad alzare gli F dell'obiettivo. Mi è capitato a volte di dover scattare anche a F12, F13 e ISO 100 e comunque l'immagine era sovraesposta, perché stando aperto il sensore per così tanto tempo entra veramente un bordello di luce. Questo per quanto riguarda gli scatti lenti, quindi la lunga esposizione, ma gli scatti veloci, quindi magari quando vai a scattare sport o magari un tipo che salta, queste cose qua, magari come questa foto qua. Ok, in questa foto qua, come vedete, c'è il ragazzo che fa skate ed è molto veloce, quindi devi avere una shutter speed molto alta. Io qua avevo addirittura 4000 per essere sicuro di riuscire a beccare il momento giusto. Quando una shutter speed così veloce vuol dire che il sensore sta aperto per così poco tempo che entra veramente pochissima luce. Quindi cosa dovrai fare? Aumentare un po' gli ISO e diminuire gli F del tuo obiettivo. Quindi dovrai scattare a F2, F1.8, F2.8, insomma dipende da che obiettivo hai. Quindi shutter speed più alta, ISO più alti e apertura più bassa. Mi sto intrippando tantissimo. Attenzione però con gli ISO, perché gli ISO creano poi rumore nell'immagine. Non so se ne avete mai sentito parlare, ma più gli ISO sono alti, più l'immagine risulterà sgranata, ok? Ad esempio io nei video tendo sempre ad usare massimo 400 ISO, poi dipende dalla situazione, insomma, se sei in una stanza come questa con le luci e tutto quanto è molto più facile restare a 400 ISO, mentre se sei di sera, sei al buio, è un po' più difficile, insomma, ma questo è diverso. Nella fotografia puoi spingerti un po' oltre perché il rumore viene introdotto molto sopra, insomma, i 400 ISO, poi dipende dalla macchina fotografica e tutto quanto, però bisogna fare molta molta attenzione, perché ISO più alti vuol dire più rumore, ISO più bassi semplicemente meno rumore, un'immagine più nitida, e anche se zoomiamo dentro, insomma, si vede bene, non perde dettagli. Non so se vi è mai capitato vedere foto notturne e le mettete su Lightroom, Photoshop, alzate le luci, ingrandite l'immagine, non c'è dettaglio. Ok, questo perché? Per colpa degli ISO. Bene ragazzi, qualche tip veloce, insomma, su ISO, apertura e shutter speed. La prossima volta che magari provate a fare un ritratto o qualcosa, tenete gli F più bassi possibili, ad esempio F2.8, e poi andate a regolarvi un po' con la shutter speed, con gli ISO, e fate un po' di prove, insomma, magari fatemi sapere. Vi ricordo la challenge, CJ Photo Challenge, una foto al giorno per 30 giorni. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, vi è stato utile, se sono stato chiaro. Fatemi domande, se avete ancora qualche dubbio. Noi ci vediamo alla prossima. Peace!